Da piano, vigilia si ricomincia. Mancata quest'Inter. Sì, è molto parecchio. Vedere nuovi giocatori soprattutto. Per chi c'è curiosità? Quadrado. Quadrado? Può far rubare il posto ad Humphries. Anche se il passato non è stato accolto lo so. Benissimo. Ma purtroppo il passato pesa. Io spero che non giochi. Invece questo Thuram, come avete visto, cosa? Speriamo in bene. Speriamo si riveli una bella, un buon giocatore. Speriamo bene. Prima mi chiedevi di mercato tu. Sì. Pavard lo vorresti? Tanto qua continuano a soffiare, vedete, un bel audio. Ti dico la verità, se sono vero quello che leggi, che lo paghi un giocatore in scadenza come non in scadenza, per me sono soldi spesi inutilmente. Perché 40 milioni per un giocatore in scadenza, per me sono un po' troppi. Il problema è che appunto tra la Premier League, l'Arabia Saudita hanno fatto schizzare i prezzi un po' di tutti. Sì, quello sì. Abbiamo visto anche, non so, Harry Kane ha pagato un sacco di... Però Harry Kane non viene in Italia. Non viene in Italia, okay. Però parliamo comunque di Pavard, campione del mondo, certo, con la Francia, ha vinto tutto, 27 anni, lo vuole il Manchester United. Quello non è un... Nulla togliere ai nostri difensori attuali, però visto la preparazione estiva... Sono un po' ballerini, diciamo, magari un rinforzo in più di far tirare fuori quella cattiveria che è mancata nella preparazione. Un Inter da scudetto o alla fine del mercato non vi ha soddisfatto? Come la vedete? L'Inter secondo me è già forte così, era già forte così anche se abbiamo perso Brozovic. È preso Frattesi. È preso Frattesi, quindi il centrocampo è quello più forte in Italia. Samardzic vi ha deluso un po' questa telenovela che è finita così? Secondo me non mi esprimo, neanche io non mi esprimo molto. Già non lo vedevo un fortissimo giocatore a spendere 25 milioni di euro. Ci sono altri secondo me. Poi se non vuol venire, no? Penso che ormai l'estate delle delusioni tra Samardzic e Lukaku. Che bello discorso. Lukaku vi ha deluso? Abbastanza. Io non ci avrei puntato. Ero già scettico al primo anno con Conte. Per l'attacco Arnautovic può essere una soluzione o è... Sicuramente porta esperienza. E poi l'eroe delle triplette ci sta. Può essere un Ibrahimovic in versione... A me piace molto. Buono. Potrebbe essere quello che fai qua. La rivelazione. Dipende da Thuram. Se si sblocca, si ambienta, fa almeno una decina di gol, cambia tutto, no? Anche Thuram è comunque nel giro della Francia. Sono un po' scettico su Sommer. Su Sommer, Onana pesa al suo addio. Sì. Io spero che rimanga Sensi, che io lo adoro come centrocampista, e dagli un'occasione che non ha avuto fino adesso. Siete d'accordo tutti su Sensi? D'accordo. Anche tu, vedevo che annuivi. Sì. Sei convinto che quest'Inter possa competere per lo scudetto? Ha la qualità? Secondo me sì, siamo superiori a parecchie squadre. Cioè, possiamo giocare col Napoli. Perché abbiamo rinforzato anche con Frattesi, abbiamo ringiovanito il centrocampo. Qui però stanno scappando, eh. Siete qua, è mia moglie. Si vergogna. Voi da dove arrivate? Da Bari, provincia di Bari. Allora, programma della giornata, Museo di San Siro. Okay. E poi cercate di... Sì, qualche foto ricordo con i giocatori, soprattutto per gli offeri. Abbiamo già visitato il museo, per i piccolini. Piccolino, interista, è anche la piccolina, no? Tutti interisti. È una famiglia di interisti, famiglia di sofferenti. Chi è il tuo idolo che vuoi l'autografo? Lautaro. Qui invece c'è il trattore Zanetti che arriva, continuano a soffiare. Ci abbiamo provato stamattina, ho detto proviamo, leva la foto pure col Ma mio. Inzaghi l'avete trovato? No, siamo arrivati in Italia. Voi sì. Siamo arrivati. Anche video, avete anche un video o no? No. Se no me lo davate. Niente, allora, appuntamento San Siro, rifinitura, poi Inter Monza, pronostico? 3-0. 3-0, chi vince domani? Vieni su. Ti vergogniamo, stico 3-2. 3-2, quindi partita difficile. Chi è che era? Andanovic? No, Andanovic non c'è più. Andanovic non penso. Allora ragazzi, appuntamento a San Siro, finalmente si ricomincia? Sì, domani andiamo. Trovate i biglietti. Bene, dai. Tu no? Esatto. Vabbè, la prossima, dai. Salutiamo tutti. Come va domani? Vinciamo quanto domani? 2 a
1-0. Grande, gol di? Il tuo preferito chi è? Lautaro. Lautaro, va bene. Allora ci vediamo a San Siro, eh? Sì, sì. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ma è questo decalogo che mi avesse neanche se lo chiedesse mia moglie, caro. Stesso posto, stessa storia, stesso bar. Ebbene sì, siamo qui fuori dal baretto, il quartier generale della Curva Nord a San Siro. Si ricomincia, tutto è pronto per questa nuova stagione da vivere insieme. Allenamento di rifinitura della squadra al Meazza per farlo conoscere soprattutto ai nuovi acquisti, deciso da Simone Inzaghi. Una conferenza stampa abbastanza, come sempre, equilibrata, senza polemiche. La soddisfazione per la squadra che gli è stata messa a disposizione per i nuovi acquisti, per questo nuovo mix di giovani ed esperti per cercare l'obiettivo che rimane sempre quello di vincere lo scudetto, la seconda stella. Non si nasconde mai Simone Inzaghi, non fa polemiche, ma ha più volte sottolineato come adesso però gli manchi un difensore centrale, un braccetto di destra, come ha spiegato lui, facendo anche il nome di Pavard, che però non è l'unico obiettivo, uno di quelli, il primo della lista, forse anche quello più costoso, quello più difficile, però anche quello che garantirebbe un upgrade a tutto il reparto con la sua esperienza internazionale, le sue vittorie, campione del mondo con il Bayern Monaco, ha vinto tutto. Quindi un Inter che si prepara così a tornare nella sua casa dopo Istanbul, un'emozione particolare, l'ha detto anche Simone Inzaghi, si ritorna ancora con lo stadio tutto esaurito, un incredibile amore dei tifosi per i colori nerazzurri. Formazione senza Acerbi, ancora alle prese con un problema al polpaccio, giocherà De Vrij in difesa con Darmian e Bastoni davanti a Sommer, che farà il suo debutto al Meazza e sarà il primo insieme a Thuram a farlo dei nuovi acquisti. In difesa, dunque, abbiamo detto, a centrocampo Çalhanoğlu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan, esterni Di Marco a sinistra e Dumfries a destra, e poi Lautaro e appunto Marcus Thuram, il vice campione del mondo francese, che dovrà cercare di dare delle importanti dimostrazioni sul suo valore. In tanti lo sottovalutano, però può veramente essere lui l'ago della bilancia per una stagione che l'Inter vuole vivere da protagonista. Qualcuno continua a criticare in modo anche pesante il mercato, che comunque avete sentito anche Inzaghi soddisfatto di quello che gli è stato messo a disposizione, dei 10 nuovi acquisti. Un Inter che, a differenza del passato, ha cambiato tanto, ha cambiato molto, ha ringiovanito parecchio la sua rosa, anche abbassando considerevolmente il monte ingaggi, come ha dimostrato anche l'ultima analisi fatta da Calcio e Finanza. Un Inter che mira la sostenibilità, migliorare i conti, si sta muovendo in quella direzione. Adesso vedremo come andrà contro il Monza, quali saranno le risposte del campo, che poi sono quelle che più ci interessano, quelle più importanti, in attesa poi degli ultimi movimenti di mercato. Sull'attacco Inzaghi ha detto di essere soddisfatto, naturalmente lui ha fiducia nel Tucu Correa, e vedremo se riuscirà a ottenere qualcosa dal suo pupillo, che spesso invece lo ha tradito sul campo. Magari può essere anche l'anno della sua rinascita. Direi che per il momento è tutto, appuntamento in live e col tè caldo più famoso di YouTube. Continuatevi a iscrivervi al canale, iscrivetevi alla pagina pubblica su Facebook con la spunta blu, al gruppo Telegram. Insomma, siamo qui per darvi sempre tutte le notizie H24, mi raccomando. Da San Siro, guardate che bellezza, tutto. Guardate chi c'è qua, già distrutto, e non abbiamo ancora iniziato, che caldo. Sono 50 gradi. Pronto per questo nuovo campionato? Sì, 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 pronto. Inzaghi come l'hai visto?
Ho visto con un allenatore che secondo me anche lui aspetta delle risposte, no? Il mercato ha cambiato tante cose, Marco, perché ci siamo trovati una squadra vice campione d'Europa con la sua fisionomia, con degli uomini chiave sempre dentro, no, ai concetti di gioco di Inzaghi. Poi il mercato ha portato dei cambiamenti, alcuni inevitabili, altri imprevedibili, vedi la situazione Lukaku, e una società che ha dovuto fare i conti con tante cose nell'allestire la squadra. Però insomma alla fine sono arrivati dei giocatori buoni, qualcun altro potrebbe arrivare anche di molto buono in difesa, vediamo. A me quello che è sembrato dell'estate dell'Inter, che anche con tanta assenza, anche quando ha dovuto giocare quasi senza attaccanti e portiere, è una squadra che non ha perso i suoi concetti di gioco, ha sempre proposto tanto, quindi da quel punto di vista Inzaghi può star sicuro che la squadra risponderà bene. Poi serve che ad esempio i nuovi Durham soprattutto, Sommer. Anche un portiere forte come Sommer non è partito benissimo, che quegli errori che l'anno scorso portarono a un inizio disastroso dell'Inter con 4 sconfitte nelle prime presunzione volte. Che forse ci può essere anche quest'anno dopo quella finale di Champions. Deve essere lì anche bravo Inzaghi, sì, sì, a tenere tutti, proprio a farli ripartire da zero. Assolutamente sì, deve essere quello, ma anche perché ti trovi davanti una concorrenza per il campionato, se è quello l'obiettivo, non male, perché la Juventus senza coppe è una squadra che può fare 8-10 punti in più rispetto all'ultima annata, e già nell'ultima annata senza penalizzazione sarebbe stata insomma una posizione diversa. Il Napoli, tenendo Osimhen, è comunque una squadra, anche se nella prima salterà Kvaratskhelia alla partita, però è una squadra fortissima che viene dalle certezze dell'ultimo anno. Bisogna fare i conti con tanti avversari, però l'Inter parte da una base buona, forte, di squadra solida, che sa come portare anche a casa i trofei e che sa anche come tirarsi fuori dalle situazioni complicate. Quindi adesso parlerà il campo, sì. Tu la vedi comunque un Inter che può vincere lo scudetto o il mercato l'ha indebolita e parte un filo dietro? No, io penso che possa vincere lo scudetto. Il mercato poteva essere leggermente diverso, però capisco anche le difficoltà di una società che ha dovuto improvvisamente rivedere tutto quello che erano le sue operazioni legate all'attacco, perché con l'uscita di Dzeko, che ha ricevuto un'offerta assolutamente non in qualche modo ripetibile dall'Inter, dal Fenerbahce, sapeva che con il rientro di Lukaku aveva una coppia già rodata con Lautaro, e con l'acquisto di Thuram aveva l'attaccante in prospettiva. Con Thuram ha dovuto fare le cose un po' più di corsa, quindi il giocatore cambiando ruolo deve adattarsi ad una posizione diversa, e quindi ci sono anche delle incognite che possono essere positive, perché il Thuram dell'estate non è il Thuram che probabilmente vedremo nel corso della stagione, quindi i picchi di rendimento possono improvvisamente alzarsi da un momento all'altro. Buona stagione, ti vediamo su Sky e mi raccomando, buon lavoro. Anche a te, ciao. Ciao Cobra.